sull'interno. Noi abbiamo, diciamo, sull'esterno e sull'interno, perché non dimentichiamo che bisogna anche lavorare su una strategia di vera cooperazione internazionale con i paesi africani su basi paritarie. Si è annunciato recentemente questo piano Mattei, che in realtà è una scatola vuota, un mero accentramento di potere su Palazzo Chigi senza risorse, senza progettualità. Noi continuiamo a insistere che dovremmo invece raggiungere l'obiettivo dello 0,7% del reddito nazionale lordo destinato alle politiche di cooperazione. Oggi più di ieri ce n'è necessità, visto quello che accade purtroppo intorno a noi. Sul piano invece interno, vi dicevo, tante sono le cose da fare, io vado solo brevemente ad accennare alcune cose fondamentali. Il percorso che vorremmo intraprendere con voi da oggi è anche un percorso che finalmente guarda a riformare la pessima legge Bossi-Fini, una legge che ha voluto creare irregolarità e che prevede che l'unico modo per venire legalmente in Italia è che un datore di lavoro italiano ti chiami nel tuo paese senza conoscerti per offrirti un lavoro. Quando mai? Si è visto sempre fare le sanatorie, che sono dei capolavori di iniquità, con le lunghe file davanti alla posta oppure i click day che duravano 2 secondi. Non è un modo serio per affrontare il tema migratorio in un paese che almeno dagli anni Ottanta è diventato fortemente meta di immigrazione. E allora, davanti a questo, è chiaro che noi sentiamo l'urgenza di mettere in campo una proposta alternativa da costruire insieme. Ho parlato spesso, ad esempio, dell'idea di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, regolare e regolato nel tempo, che consenta una via alternativa e consenta anche nell'interesse di chi parla tanto di sicurezza. Ecco, che consenta di sapere chi c'è, chi arriva nel territorio, di rendere più inclusive le nostre comunità e quindi anche più sicure. Perché la marginalizzazione e il fatto che poi le persone arrivino e siano costrette all'irregolarità, dalla mancanza di norme adeguate, produce anche lo sfruttamento, la ricattabilità di quelle stesse persone che poi sono a rischio di finire nelle reti delle organizzazioni criminali. E se vogliamo contrastare tutto questo, bisogna invece assicurare a tutti pari diritti. Ecco, pari diritti vuol dire pure che c'è un motivo se insistiamo che la battaglia sul salario minimo sia una battaglia universale, perché è anche una battaglia che impedisce il dumping sociale e il dumping salariale e ha molto a che fare con le cose di cui discutiamo quest'oggi. Noi vorremmo una strategia nazionale sull'accoglienza diffusa che i decreti Salvini prima e Meloni poi. Li chiamo, scusate, decreti Meloni perché mi rifiuto di chiamarli decreti Cutro perché serve più rispetto per i morti di quella strage. I decreti Meloni, come quelli Salvini prima, smantellano l'accoglienza diffusa, che nella storia del nostro paese ha dimostrato di essere l'unico buon modello di accoglienza, quello che permette piccole soluzioni abitative dove fare vere politiche di inclusione, dove garantire la trasparenza nella rendicontazione dei fondi, il coinvolgimento non con le procedure accelerate, ma con delle gare trasparenti del lavoro di accoglienza a realtà che siano in grado di fornire servizi adeguati. La tutela legale e psicologica che è stata praticamente annullata, l'insegnamento dell'italiano, l'avviamento, l'inserimento lavorativo, tutte cose che fanno la qualità dell'inclusione e quindi anche della vita nelle nostre comunità.